Buongiorno, buongiorno carissimi amici, vi voglio un mondo di bene. Stamattina sono passato in pasticceria. E che pasticceria? Sono andato in una pasticceria storica di Piacenza e a dire la verità cercavo un cornetto al pistacchio, ma stamattina non ne ho trovate. Che sono finiti, sono arrivato un po' in ritardo, però io mi sto accontentando. Lei mi ha detto, la signora molto gentile, guardi, le do un bignè con la crema di pistacchio, lo assaggi, mi ha detto, lo assaggi e vedrà che non se ne pentirà. Quindi io ringrazio la pasticceria Gobbi di Piacenza. E adesso vediamo questo assaggio di questo bignè al pistacchio. Una cosa internazionale dovrebbe essere. Io lo assaggio e poi ve lo dico. Com'è, una goduria, ragazzi. Quel pistacchio che si scioglie in bocca. Quaglia mucca, ragazzi, internazionale. Che prelibatezza. Chinochino di pistacchio. Ma si sente il pistacchio internazionale, ragazzi. Buona colazione a tutti. Stamattina mi sono svegliato così. Con la voglia di pistacchio. Tacchio. Non si può togliere la bocca. E niente, allora non ho trovato il, come si dice, il coso lì, come c'è scritto, Gobbi qui, lì l'ho comprata, questa pasticceria internazionale. E allora ho preso uno al zabaglione. E uno poi appena arriva mia moglie glielo do alla Nutella, cosa vuoi fare? Non aveva nemmeno la crema, sono finiti, deve arrivare più mattina prossima. Bene, allora, ripeto, buona colazione a tutti, io non ho fatto ancora la colazione perché ho fatto degli esami. Bene, ragazzi, buona colazione, adesso assaggio questo azzabaglione, una cosa internazionale. In questa pasticceria la sfoglia è tirata a mano. Non è la solita sfoglia, il solito cornetto che andate a mangiare. Questo è un cornetto artigianale 100% che io vi consiglio di andare a assaggiare. International number one, numero uno. Qualcosa di unico. Ragazza, la fragranza, la freschezza, la genuinità, una cosa internazionale, picciotto. E ci vuole un po' di carica. E che non mi atterrare lo sangue. E mi devo rimettere in forza stamattina, picciotte. Una cosa veramente internazionale. Auguro a tutti voi una felice giornata, anche se piove a cielo aperto stamattina a Piacenza. Buona colazione a tutti, buongiorno, un bacio da Baldasso e Scilla.